Sì, sono convinto, sono convinto di questa cosa e sono contento, mi sento più leggero. Finalmente da tempo che ho la testa piena di dubbi, pensieri, perplessità, invece no, oggi proprio mi sono svegliato bene, una bella giornata, tutto molto più chiaro, più limpido. Ciao, buongiorno! Allora, il primissimo consiglio che vi do, se posso, è di guardare il mio video fino alla fine. No, perché è già successo in passato che qualcuno si fosse fermato magari al titolo o ai primi minuti e non avesse capito nulla e magari pensasse che stavo scherzando o qualcosa del genere. Ecco, allora no, vi consiglio di dedicarmi questi 10 minuti perché poi non vado molto lungo, devo semplicemente annunciare una cosa, una decisione che ho preso, che voglio condividere con voi, perché ve lo dico sinceramente, mi sento sollevato. Oggi sto bene, sono più allegro del solito, più spensierato e quindi ho detto, cavolo, dai, devo dirlo ai miei amici sui social perché mi seguono, mi ascoltano, ci confrontiamo, dai, devo fare questa comunicazione. Innanzitutto, buongiorno da Matteo Gracis. Io sono un giornalista indipendente e un pensatore libero e a volte confuso, ma non oggi! Ma non oggi! Oggi mi sento un pensatore libero, non confuso. Cioè, non è, no, è raro, perché io sono sempre lì che vado a cercarmi le cose, a confrontare le notizie, le fonti, a mettere in dubbio qualsiasi cosa, le versioni ufficiali non mi convincono e allora cerco di sviscerarle. È una fatica, eh? Cioè, non è mica facile. E invece io questa mattina è successo qualcosa, un piccolo miracolo, ma mi sono svegliato così, con un'illuminazione, proprio ho avuto un momento proprio in cui ho realizzato un qualcosa più grande di me. E l'ho scritto qua, in questa diretta. Ho deciso di vaccinarmi appena sarà possibile contro questo coronavirus. È stata una decisione, difficile, ma l'ho presa, è definitiva. E sapete perché? Perché adesso, signori, ragazzi, non prendiamoci in giro. Va bene, porsi dei dubbi, cercare di capire, non prendere per oro colato tutto quello che ci dicono i mass media, va bene tutte queste cose qua, però, cioè, ci fideremo o no dei medici, dei dottori, dei professionisti della sanità, degli esperti? Delle persone in col camice che vivono ogni giorno negli ospedali, in prima linea, cioè se non ci fidiamo di loro, non possiamo più fidarci di nessuno, giusto? Ecco, allora io, nonostante avessi grandi dubbi, che adesso me li sono scritti, perché guardate che secondo me in tanti di voi condividevano gli stessi dubbi miei, magari, e allora lasciate un attimo che cerchi di far chiarezza anche a voi, perché nel momento in cui riuscissi a far chiarezza anche a voi, fidatevi, state meglio anche a voi. Allora, i miei grandi dubbi sul vaccino per il coronavirus erano questi. Innanzitutto, le case farmaceutiche hanno avuto pochissimo tempo per svilupparlo, no? C'è stato detto perché, insomma, di solito ci vogliono anni e anni per produrre un vaccino sicuro, efficace, eccetera, eccetera. Questa volta sono dovuti andare via velocissimi. Ok, e quindi già qua era la prima, però andiamo avanti. Nonostante le vicende giudiziarie di tutte queste case, terapeutiche, no? Tutte le cose di Big Pharma, dalla Pfizer alla Johnson & Johnson, la Glaxo, insomma, basta andare sulle pagine Wikipedia di queste aziende per trovarne di tutti i colori, ma nonostante questo io comunque ho deciso di vaccinarmi. Nonostante che anche i governi, come ad esempio in Inghilterra, abbiano garantito a queste case farmaceutiche che producono il vaccino la non responsabilità. Se dovesse succedere qualcosa, la casa farmaceutica non è responsabile delle reazioni avverse. Ok, quindi ecco, uno dice: ma cavolo, come mai? No, ragazzi, signori, seguitemi e capirete che non dovete avere dubbi neanche voi.
Nonostante il fatto che abbiamo a che fare con un virus che muta, no? Ci è stato detto e mi sembra che anche la comunità scientifica si sia trovata d'accordo nel dire che questo virus è cambiato nel tempo, e allora come si fa a vaccinarsi per un virus che muta? È un po' incasinata la cosa. Però, ragazzi, se i medici si fidano, devo fidarmi anch'io. Infatti, non a caso, tra le altre perplessità che avevo su questa cosa che il virus mutasse, c'era il discorso che questo vaccino, i vaccini che stanno presentando sul mercato, pare che siano vaccini che danno un'immunità temporanea di 3-4 mesi. Oh, non fidatevi di quello che vi sto dicendo, naturalmente sono tutte informazioni che ho preso in giro, però mi sono attenuto alle fonti ufficiali, ai professionisti dell'informazione, ai mass media. Io mi informo solo da là ultimamente, perché non, basta, cioè adesso ok tutto, però arrivi a un punto che devi dire informati da quelli giusti, da quelli seri. Allora io tutte le informazioni che vi sto dando le ho prese solo da loro, Corriere della Sera, TG.com, Repubblica, La Stampa, al massimo guardo, non lo so, qualcuno come Fanpage, Il Fatto Quotidiano, Le Iene, Striscia la Notizia, perché insomma loro ti dicono qualcosa che gli altri invece nascondono. Però ecco, guardo tutti questi e queste informazioni le ho prese tutte da loro. Ecco, nonostante quindi il fatto che magari mi devo vaccinare, poi la mia immunità dura solo 3 mesi e poi devo rivaccinarmi, non importa, è giusto così. Nonostante che la percentuale di efficacia di questi vaccini non si capisca, oscilla. C'è un giorno che dicono il 90, il 92, il 93, ma il mio il 95. Il giorno dopo dell'annuncio l'amministratore delegato vende le azioni così guadagna di più, non importa. Signori, seguitemi, è giusto vaccinarsi, bisogna vaccinarsi. Nonostante il fatto che io mi debba vaccinare, in fin dei conti, non per proteggere me o la mia famiglia, intesa come la mia compagna e i miei bambini, no, perché in realtà il Covid, c'è stato detto, l'ho visto sulla 7 l'ho visto, c'è stato detto che non è particolarmente pericoloso per le persone sane e giovani. E ho letto sui dati dell'Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore di Sanità, non fidatevi di me o di quello che vi sto dicendo, andate a verificare, che la media dei decessi per Covid è di 80 anni in Italia, di cui il 65% circa con almeno una patologia grave, o addirittura tre. Ok? Ecco, quindi è un virus particolarmente pericoloso per una fascia di età avanzata, oltre dagli 80 anni in su, e che ha altre patologie grave, pregresse. Ecco, io ho 37 anni, sono sano, ho un sistema immunitario che funziona, la mia compagna anche, i miei bimbi, non ne parliamo, sono sani come i pesci, quindi il vaccino in realtà non lo faccio per me, lo faccio per difendere gli anziani. Ma è giusto così, è giusto così. E poi, adesso, due cose, no? Uno, io non sono un Novax, non lo sono mai stato e ve l'ho sempre detto. A riprova di questo, insomma, ho fatto anche un video che adesso, ecco, se voi andate sul mio canale YouTube, no? Il mio canale YouTube ufficiale, alcuni mesi fa ho fatto questo video qua, eccolo qua, vedete? Vaccino per finta, smonto una bufala dei Novax. Lo potete andare a vedere. Questa è una bufala eclatante che è stata diffusa dai Novax e io sono per la verità, non sono per le etichette, gli schieramenti. Quindi ho già smontato una bufala dei Novax. Contemporaneamente, di recente, ho fatto invece un video sul passaporto vaccinale. Ve lo ricordate? Eccolo qua. Ecco, vi è servito il passaporto vaccinale. Andate a vederlo. È un'iniziativa del World Economic Forum, eh? Non è che se lo sia inventato. Non so, uno a caso, no, World Economic Forum si chiama Common Pass, già avallato da diverse compagnie aeree e già richiesto dalle massime compagnie aeree mondiali. Quindi dai, si va verso questo Common Pass. Andate a vedervi il video casomai. Ecco, allora, io sono un viaggiatore, lo sapete, e voglio viaggiare. Ci mancherebbe altro che non viaggio perché non mi faccio il vaccino, ma stiamo scherzando, no. Io il vaccino, per tutti questi motivi che vi ho detto, io comunque voglio farlo, ho deciso di farmelo. È per quello che mi vedete così sorridente, perché oggi sono più allegro, sono più spensierato, finalmente. Poi, bene, ultima cosa per cui ho deciso di farmi il vaccino è perché io non ho più voglia di sentirmi una pecora nera, di che mi dicano sempre a pensare male, sempre a non fidarti. Ma no, adesso io mi. Io, saluti a tutti quelli che non vogliono farlo.
Io me lo faccio, ok? Anche perché mi sono svegliato questa mattina su uno dei miei siti preferiti. Attenzione perché qua adesso c'è il pezzo forte, vi spiego proprio il motivo principale. Su uno dei miei siti preferiti, la Repubblica, insomma, la Repubblica. E vedevo un attimo questa cosa qua, questa notizia che mi ha convinto del tutto. Oh, hanno cambiato l'home page. Ah, hanno cambiato l'home page. No, c'era questa notizia. Eccola qua. Vedete, hanno iniziato la vaccinazione in Inghilterra. Questa è una signora, al via la vaccinazione di massa, si parte con una novantenne nordirlandese. Beh, dai, signori. Cioè, se la signora novantenne nordirlandese ha avuto il coraggio di farsi iniettare il vaccino, vuoi che non posso farlo io? No, no, no. E allora, per tutti questi motivi, signori, io ho deciso che mi vaccinerò. Oh, no, no, un attimo, aspettate. L'allarme del governo? Dobbiamo convincere i medici a vaccinarsi? No, scusate, questo non avevo previsto. Mi sono un attimo confuso. Cosa vuol dire? L'allarme del governo? Dobbiamo convincere i medici a vaccinarsi. Ma come medici? Forse ho letto male. Aspetta un attimo che leggo un attimo. L'allarme del governo? Dobbiamo convincere i medici a vaccinarsi? Ma perché dovete convincere i medici a vaccinarsi? Ma io avevo deciso. No, mi dispiace, sono un attimo preso di sorpresa e volevo annunciarvi questa scelta, però. E sono un po' in imbarazzo, scusatemi, sono un po' in imbarazzo, perché io avevo deciso di vaccinarmi proprio perché mi fidavo dei medici, cioè nel senso se Ma se non sono convinti loro, perché dovrei essere convinto io? No, ma forse è fake, dai, forse è uno scherzo di Repubblica. Aspetta un attimo, dai, aspetta un attimo, fammi vedere. Cavolo, l'articolo c'è veramente. L'articolo c'è veramente. L'allarme del governo, dobbiamo convincere i medici. Ma perché dovete convincere i medici? Ma perché? Ma perché? Il piano di formazione per convincere il personale sanitario a vaccinarsi. Medici, infermieri e altri dipendenti del sistema saranno i primi a ricevere le dosi e si teme che l'adesione non sia alta. Al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità sono preoccupati per la scarsa tendenza a vaccinarsi di chi lavora in sanità. Quando si fa la campagna antinfluenzale, ad esempio, le adesioni negli ospedali non superano, a seconda delle regioni, il 30-40%. Dovrei abbonarmi alla Repubblica per leggere il resto, ma no, ho un po' paura a leggere il resto. Mi basta questo per adesso. Va bene, ragazzi, non sono più tanto convinto. Scusate, non era mia intenzione creare confusione. Però
Però cavolo, se il governo deve convincere i medici, com'è possibile? Com'è possibile? Spero che voi riusciate ad avere le idee più chiare delle mie. Vi auguro un buon proseguimento.